Mi dico stop, ma la puntata è cominciata adesso. E quindi mi dico una cosa molto bella, mi sento talmente bene, fresco, pimpante. Notate qualcosa di particolare? Mi sono tagliato i capelli e voi direte, ma chi se ne frega? No, lo dico perché l'arrivo dell'estate, lo consiglio a tutti, una bella zanzerata, una rinfrescata, si ringiovanisce. Mi danno 10 anni di meno. Signori, sono estremamente felice di presentarvi la puntata numero 638. Marco Dottore, le nostre due eccellenze italiane, nostri partner ufficiali, e poi la sigla. Ma io farei prima la sigla. Marco Carena, come sono confuso. Che bello! Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento. Questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri, Olio Rai Neri, ovunque voi siate. Partiamo subito alla grande. Il nostro ambasciatore milanese, qui andiamo a Milano, Andrea Evans, che ha le idee molto chiare, questa settimana ci parla di arte, a modo suo, con eleganza, con classe. Signori, a voi il servizio. In questa bellissima giornata di sole, qui all'Arco della Pace di Milano, oggi scopriremo Yves-Saint Monnet. Lui è il maestro dell'impressionismo. Parliamo del 1840 e questa mostra ci porterà nei luoghi dove lui ha vissuto e dove ha dipinto i suoi indimenticabili capolavori. Alle nostre spalle l'Arco della Pace. Per una giornata ci troviamo immersi nella bellissima Francia. Lui, uno degli ideatori che ci porta con la realtà virtuale all'interno della vita di Monet. Con noi Pier Francesco Ielmoni. Ciao. Ciao, buongiorno, grazie di essere qua. Allora Pier Francesco, intanto qui in mano ho questo visore, ci vuoi raccontare questo Yves-Saint Monnet, di cosa si tratta? Allora, certamente, questa è una piccola rivoluzione museale, nel senso che siamo i primi a fare una mostra en plein air, all'aria aperta, su Monet, una mostra immersiva, in onore della sua gigantesca intuizione, cioè quella di dipingere all'aria aperta, cercando di catturare la luce, l'aria, le impressioni. Questa camminata, chiamiamola così, en plein air, che poi anche mi sembra che sia anche un titolo di un quadro, no? Giusto? Sì, è proprio, come dire, era il suo movimento. Lui è stato il primo. C'è un'intuizione che è molto paragonabile all'invenzione della virtual reality. Faccio un parallelismo. Al di là della volontà di Monet di catturare l'aria, la luce, le impressioni dipingendo all'aria aperta, quello che ha permesso a Monet di fare questa cosa è stata l'invenzione dei tubetti per la pittura. Nel 1841, con questa invenzione, tutti questi pittori hanno creato un movimento dalla loro volontà, ma dal fatto che potevano dipingere con un cavalletto e con dei tubetti. Ecco, in qualche modo la virtual reality ai giorni nostri è lo strumento che dà una svolta a quelle che sono le mostre classiche e permette alle persone, ai nostri ospiti, di immergersi nel parco e quindi, mentre sono dentro a un'opera di Monet, in realtà sentono l'aria che c'è qua, la luce, il profumo dell'erba del parco. E questo fa esattamente lo stesso meccanismo e le stesse sensazioni che Monet aveva quando dipingeva l'aria aperta. Lei, Eleonora, una delle guide che ci accompagna nel tour Yves-Saint Monnet, vuoi dirci sinteticamente, sappiamo che si compone di 5 tappe, cosa andremo a scoprire? Esatto, allora la prima tappa, che accade qui proprio in piazza, vicino all'Arco della Pace, è impressione.
Impression, quindi ci immergeremo in questo primo quadro. La seconda tappa invece entreremo nel parco per osservare papaveri. Ci spostiamo parlando di Camille Doncier, la moglie di Monet, e osserveremo passeggiata. Ci spostiamo ancora per osservare invece Covoni, dove ci sarà anche un cambio di atmosfera perché passeremo dall'alba e vedremo la giornata e poi diventerà notte, e osserveremo anche la tecnica di Monet di mettere le varie tele una a fianco all'altra per passare dall'una all'altra. E l'ultima tappa invece vedremo il quadro Ninfee. Ringraziando Monet per averci accompagnato in questo fantastico tour all'interno della sua vita, da Giverny, Francia, da Milano, Lombardia è tutto, Andrea Evans per TG Evans. E da Milano passiamo ad Imperia, dunque siamo nel Mar Ligure. Imperia è una città meravigliosa perché c'è Inside Video, Luca Turli e la sua band che ci parlano di aquiloni. L'evento si chiama Sole Vento, aquiloni, sole vento. Coinvolgono tutti, così. Essere stati a Imperia con Sole Vento, andiamo tutti al sud, a casa di Rossella, che ci parla di un tiramisù estivo, visto che sta arrivando l'estate, siamo tutti pronti, estremamente light, dietetico, proprio leggero. Ciao amici di TG Event, si avvicina l'estate e quindi faremo insieme un dolce fresco e veloce veloce. È un tiramisù e non sarà il classico tiramisù, farò una versione tutta mia perché io non amo particolarmente il caffè, quindi farò una versione anche adatta ai bambini ed è un dolce che potete fare pure con loro per divertirvi. Ci serve del latte caldo e del Nesquik, della panna già zuccherata montata, del mascarpone, latte freddo e gli immancabili savoiardi. Iniziamo Cosimo. Iniziamo aggiungendo la panna montata al mascarpone, lo ammorbidiamo e ci aggiungiamo un po' di latte freddo. Magari aiutatevi pure con delle fruste elettriche. Quando il nostro composto è pronto, sciogliamo in Nesquik con latte caldo e iniziamo ad inzuppare i nostri savoiardi. Iniziamo a comporre. Io non li inzuppo tantissimo. Finito il primo strato ci mettiamo il nostro composto e spolverizziamo con un po' di Nesquik. Andiamo a fare il secondo strato. Finiti i nostri strati ricopriamo di nuovo col composto. In genere io quando lo faccio a quantità industriale. Questa è solo la mia porzione.
Ed ecco qua amici, fatto versione light e leggera, adatto per la stagione estiva. Adesso va qualche ora in frigo e poi lo gustiamo. Ciao a tutti, alla prossima! Un piatto a zero calorie calabrese, signori! Adesso tutti a grado, in Friuli Venezia Giulia, l'Isola del Sole, perché il 24 e 25 giugno ospita un'edizione straordinaria di Foot Golf in Tour, in spiaggia! Appurato che il 24 e 25 giugno saremo tutti, e dico tutti, a grado all'Isola del Sole per il Foot Golf in spiaggia con tanti campioni dello sport e dello spettacolo. Attenzione, perché c'è Andrea Zucchetto di Grado Attivo che ci chiede la linea per presentarci, diciamo, l'ultimo evento che è stato realizzato nella città, nell'Isola del Sole. Promettetemi, l'Isola del Sole. Lo scorso weekend qui a Grado, l'Isola del Sole, si è tenuto un grande evento, la Hells Race, una obstacle course racing, una corsa ad ostacoli. Creatura di Cristian e la Vedova, un ragazzo di Udine con un grande pool di volontari, hanno portato questo evento qui a Grado, sul nostro territorio, dove più di 400 persone che sono venute da tutto il territorio italiano, quindi da varie regioni del territorio italiano e territori limitrofi, quindi Svizzera, Austria e Slovenia, per affrontare questa sfida. Il comune di Grado si è subito dimostrato molto disponibile e ha predisposto sul territorio le proprie forze di polizia locale per la sicurezza del tracciato e sicurezza stradale, mentre Grado Attivo ha dato una mano a livello logistico e gestionale. L'evento si è concluso con un successo, sono stati tutti molto entusiasti, per cui amici di TG Events vi saluto, vi salutiamo e speriamo di risentirci in edizione 2024. Ciao! Grado, applausi ragazzi. Adesso il trentino Lucio Gardin si trova al mare, ha incontrato un personaggio, ma attenzione perché lui è niente po' di meno che... Hi, I'm Rod Stewart and I am here in Rodi. I'm Rodi Stewart and I wait to you this summer in TG Heaven. Don't miss it. Moschito, moschito. Lucio Gardin è fuori come una boccia, ragazzi, sempre peggio, bravo Lucio. Adesso andiamo in Piemonte perché c'è Stefano Pezzini, il giornalista enogastronomico che tutte le galassie si contendono l'una con l'altra, che ci parla di un piatto particolare e non vi dico altro. Alla ricerca del gusto oggi vi porta in Piemonte per un piatto della tradizione contadina che in qualche modo echeggia i rapporti fra Piemonte e Liguria, il tonno di coniglio. Tonno di coniglio perché? Perché il tonno che arrivava dalla riviera verso il Piemonte costava tanti soldi, mentre invece gli agricoltori piemontesi avevano i conigli che costavano poco, fra virgolette, nell'economia domestica. Allora cosa è successo? È successo che qualche massaia illuminata ha pensato bene di fare
il tonno nella stessa maniera in cui si conserva sott'olio il coniglio. È diventato un piatto caratteristico della zona dell'Astigiano e del Basso Piemonte in genere. Oggi è veramente un piatto gourmet, viene proposto anche da chef di ristoranti stellati ed è una cosa meravigliosa, molto simile al tonno come preparazione, ma il gusto ovviamente è diversa. Cercatelo, provatelo, perché noi siamo sempre alla ricerca del gusto. E dal Piemonte vi portiamo all'Isola d'Elba, perché c'è Gaetano, il nostro ambasciatore meraviglioso che è sull'isola, ci ricorda la storia del grande Napoleone e in qualche maniera Napoleone ci fa vedere che ancora oggi è più vivo che mai la sua storia. Sono Gaetano dall'Isola d'Elba e oggi 5 maggio, un omaggio a Napoleone, a messa in suffragio qui nella chiesetta della Misericordia. Questo è un evento molto importante perché viene commemorata la morte di Napoleone, secondo i desideri e il lascito del nipote di Napoleone, che era il principe Anatolio de Midoff, che ammirava moltissimo lo zio, e appunto nel suo testamento lasciò detto che ogni 5 maggio fosse celebrata questa messa in suffragio di Napoleone. Quindi siamo qui noi per assistere a questa cerimonia in suffragio di questo imperatore che ha segnato anche il destino dell'Isola d'Elba. C'è sempre un'emozione. La storia della Francia. E dopo il generale Napoleone, signori, abbiamo il gioco della settimana. Allegria, cari amici a casa. Siete contenti? Dite, oh, che bravo Galtieri. Il gioco consiste che un grande campione di ciclismo è andato sott'acqua, ha accettato la sfida di un altro personaggio importante e in due hanno pedalato sott'acqua. È accaduto qualche tempo fa. Lui era un pochino più giovane. Ma lui, dovete indovinare, chi è il grande campione sportivo? Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta. Bene, immagini suggestive. Se avete indovinato chi è il personaggio, il grande campione, il ciclista, vi dico anche un aiutino, il grande ciclista che sott'acqua si dà da fare come lui sa fare in tutte le grandi imprese che ha fatto sportive, e risponda a nome di non posso dirvi altro, scrivete a info@tgevents.it. Coloro che avranno indovinato manderemo a casa i nuovi gadget estivi di TG Events Television. Scrivete anche l'indirizzo, sennò a casa non vi arriveranno mai. Indovinate. Adesso, signori, l'ultimo servizio. Si sono appena spenti i riflettori dalla Baia del Sole di Laiguiglia per la 12ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Vale tutto. La montagna scende al mare, il mare gioca con la montagna ed è accaduto qualcosa di meraviglioso. La settimana scorsa la puntata 637 è stata interamente dedicata a questo evento. Noi vogliamo realizzare ancora una piccola sintesi e darvi il meglio, il concentrato di questa grande manifestazione sportiva e di divertimento. Signori, tutto questo a favore della Fondazione AIRC. Grazie. E 3, 2, 1, via! Elisa Brocara è tornata, perché sei tornata? Ma chi te l'ha fatto fare? Perché qua è bello. Oh, questo, c'è la spontaneità. Perché a me piace la Liguria, ci sono molto affezionata. Quest'anno ancora non possiamo gareggiare, non possiamo neanche fare l'apertura, la parata,
perché qualcuno ha pensato 8 mesi fa di voilà signori, ci sarà una piccola creatura che... Sì, esatto, ma sono in forma, quindi il giro d'apertura anche a piedi lo faccio. Quante ne vinte di medaglie e coppe? Dai che mi fermo, no. Quante? 3 alle Olimpiadi e 3 ai mondiali. In questi casi cosa si può dire quando uno è così blasonato? Complimenti. Complimenti a Elio Bottero, essere preciso. Siamo giunti al termine di questa puntata spettacolare, siamo passati, veramente abbiamo toccato tantissime località italiane, continuate a scriverci, fatelo e a segnalarci i vostri eventi a info@tgevents.it. Voi ci segnalate, noi andiamo, oppure voi ci mandate le immagini e noi le mettiamo a posto e ve le proponiamo, come avete visto anche in questa puntata. Bene, siamo sempre online, tutti i servizi e tutte le puntate sono in onda su tgevents.it. Il sito è nuovo ed è bello. Cosa state aspettando? Andate a visitare. E poi vi ricordo che siamo sui social, Facebook, Instagram, Facebook, ragazzi, è un lavoro andare sui social, io ve lo dico, non è che posso dirvi, oh, mettete un mi piace, socializziamo, diventiamo amici. Beh, noi abbiamo creato questo spottino che praticamente vi ricorda quanto siamo social. Ci siamo! Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social. Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo. Allora sono pronto anche io. Bene, siamo social, finalmente sono arrivati in questo momento, dopo la puntata, altri 100.000 mi piace, commentate, la strage. Signori, allora, cari imprenditori italiani, divento serio, anzi, momento estremamente di raccoglimento. Vogliamo collaborare? Collaboriamo, non fatemi andare porta per porta a proporre TGA, pensate a una cosa odiosa, lo fanno tutti. Tutte le agenzie che chiamano, io non voglio chiamare nessuno, avete visto il programma, vi piace, siamo simpatici, in qualche maniera vi abbiamo stuzzicato, allora collaboriamo, info@tgevents.it, 0182554886, risponde Marco Dottore, una garanzia, non sapete chi è Marco Dottore, ve lo faccio vedere io, attenzione, sta, lui è Marco Dottore, meraviglioso, signori la puntata 638 finisce qua, ci rivediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao, maragnam! Questo programma è stato offerto da... Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri. Ovunque voi siate. Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte, costa pioggia e costo vento.